Buongiorno cari e benvenute in un nuovo vlog. Finalmente ho ripreso in mano la videocamera perché mi sono decisa, ho detto no, anche se, cioè, stiamo traslocando, comunque voglio registrare, non voglio sparire. Questa mattina c'è un tempo, no, ve lo devo far vedere. Posso dire, sono contenta. Non è per cattiveria, però siccome stiamo facendo il trasloco e non stiamo andando minimamente al mare, diciamo che un po' più di freschetto è piacevole. Niente, speravo di farvi vedere qualcosa, ma in realtà si vedono solo un po' di nuvolette. Quindi prevedo che oggi sarà una giornata particolarmente buia. Eh sì, giustamente io oggi ho deciso di vloggare. Vabbè, ma mica un po', cioè, nel senso, non è che vloggo quando c'è bel tempo, vloggo quando devo vloggare. Sono senza luce. Sto aspettando il latte. Ho deciso questa mattina di farmi l'ultimo porridge in questa casa. E unica cosa, non ho la bilancia, quindi dovremo preparare questo porridge a occhio. Direi di iniziare a preparare il porridge perché tra pochissimo mi arriva il latte e mi faccio il cappuccino con l'orzo. Prendi la carotina. Sta carota. Sono svegliata da un po', ma ormai è routine metterci a giocare sul letto per tipo una mezz'ora prima di alzarci. Non credo di avere una ciotolina pulita. Praticamente mi sono lasciata soltanto due, tre, vabbè, queste qua le ho lasciate un po' di più. Due tazze, un pentolino, una padella. Cioè, ho lasciato proprio il minimo indispensabile soltanto per cucinarci questi giorni. Ma in realtà tutta la cucina è vuota. Ah, ho i barattoli. No, in realtà devo liberarlo. Oddio, l'ho riempita un'altra volta. L'avevo tutta liberata la cucina, vabbè. Teoricamente questo doveva essere tutto vuoto, non mi ricordavo. Cos'è? Un barattolo. Vabbè. No, lo levo subito perché ho paura di scordarmelo. Questo fa parte del set zucchero, sale, quindi lo lasciamo qua. Ci sono ancora un po' di cosette anche qua. E qua. Questo qua non l'ho proprio toccato ancora, perché comunque ci sono le cose che uso per cucinare. Poi di qua è praticamente tutto vuoto, è rimasto pochissimo. Qui c'è soltanto il necessario per fare un piatto di pasta, quindi c'è la pentola, lo scolapasta e una ciotolina grande se voglio fare un'insalatona. Qui è tutto vuoto. Poi il frigorifero, abbiamo fatto l'ultima spesa l'altro giorno al Conad e qui è tutto vuoto. C'è qualche pesto, qualche verdurina qua e là, niente di che. Mi sono appena resa conto che non ho ciotole pulite, anche perché è solo questa. Quindi lavo questa a mano e sono da voi. Iniziamo con un cucchiaino di orzo, latte che è arrivato. Comunque, sempre una voce super rauca appena sveglia, non si sa perché. Volevo mettere anche i semi di chia, ma devo aprirli. Cioè, se ho cose chiuse, preferisco lasciarle chiuse, almeno da qua a sabato. Comunque, faccio colazione e vi aggiorno un po' su quello che succederà nei prossimi giorni. Porridge pronto, una cosa che non avete mai visto, io lo faccio colazione con la tovaglietta. Pezzettino di cioccolata, lo mettiamo qui al centro perché tanto il porridge è caldo e aspettiamo qualche secondo. Ragazze, breve spazio pubblicitario perché questo video è in collaborazione con Vesica, che è questo brand di gioielli spettacolari. Ve li devo far vedere. Queste ragazze sono i gioielli che mi sono arrivati, sono tutti bellissimi. Allora, vi dico subito che Vesica è un brand spagnolo adatto per gli amanti dei gioielli come me, che ricerca, diciamo, gioielli sia di qualità, perché tra pochissimo vi dico i materiali, però comunque a prezzi accessibili. Innanzitutto l'estetica è molto elegante e semplice, è proprio un mix tra semplicità, eleganza e particolarità, che comunque è una cosa che io cerco sempre nei gioielli, perché non amo le cose troppo estrose, perché rischiano sempre di essere un pochino pacchiane, diciamo così, mentre queste le trovo veramente molto raffinate. Infatti questa è una selezione di gioielli che ho fatto io appositamente sul sito, sia per me che per voi, perché per me perché comunque poi devo andarle ad indossare, quindi mi devono piacere. Ho preso varie cose, sia collane, braccialetti, orecchini, anelli, per cercare di testare il più possibile, più prodotti possibili. Se devo essere onesta, è difficile trovare un pezzo preferito perché ogni gioiello ha veramente una particolarità. A partire da questo anello, spettacolare, bellissimo. Questo ragazzo fa un figurone che non vi dico. La maggior parte sono fatti in acciaio inossidabile con placcatura in oro 18 e 14 carati, mentre alcuni prodotti sono in argento placcati in oro 18 carati. Ma guardate la bellezza, la semplicità. I gioielli che ho scelto per il battesimo sono questa collana, che è bellissima, ragazze. Vi metto tra poco, più tardi nel video, delle foto per farvi vedere poi nel battesimo. Anche se in realtà con il colore del vestito ci sarebbero stati benissimo anche
anche questi con i zirconi blu. Gli anelli, uno alla mano destra, uno alla mano sinistra, in realtà sono belli anche vicini. E questo come braccialetto. Alla fine ho selezionato questi gioielli, ero super indecisa perché veramente, come potete vedere, sono tutti strabelli, delicati, fini, eleganti, veramente ero super indecisa e mi hanno messo un sacco in difficoltà. Comunque, se volete dare un'occhiata al sito web, c'è il 50% di sconto, vi lascio il link giù nel box informazioni. Buono shopping! Allora, ho fatto una bella doccia, che ne avevo bisogno, mi dovevo svegliare più che altro per iniziare bene la mattinata. Poi con questo caldo, un giorno sì e uno no, devo per forza lavare i capelli perché mi si sporcano facilmente. Mettiamo un po' di olietto sulle punte per nutrirle. Io inizio sempre scaldando prima un po' l'olietto sulle mani, poi lo vado a passare sulle punte e piano piano salgo. Non arrivo qua perché anche se sono un pochino secchi, essendo estate con il sole un pochino si seccano, ho sempre paura di ingrassarli troppo, quindi scarico il prodotto sulle punte e salgo piano piano. Sì, ma mi hanno già assorbito tutto il prodotto, quindi ne prendo un altro po' per fare questo lato. Comunque ragazze, adoro queste magliettone per stare in casa, sono troppo comode. Questa mattina, round 2, andiamo a vedere il vestito per me per il battesimo. In realtà ce n'ho già uno che terrò di scorta se proprio non trovo nient'altro, però se dovessi trovare qualcosa che mi piace di più, me lo proverò. Ieri vi ho portato con me su Instagram a vedere i vestiti che mi sono provata, ma su 3 vestiti non andava bene neanche uno, perché uno era nero, cioè era bellissimo ragazzi, obiettivamente devo essere onesta, cioè era proprio perfetto anche per la mia fisicità, cioè mi stava proprio bene perché aveva tipo un bustino sopra a corpetto. Vediamo se vi riesco, io mi metto di qua per sperando di riuscire a trovare il video, di mettervelo poi durante l'editing quando vado a montare il video. E sotto una gonna, l'unica cosa è che era nero e per il battesimo il vestito nero non mi convince molto. Poi il secondo vestito era color salvia verde, era perfetto, cioè proprio bello ragazzi, veramente tipo effetto raso, un po' lucidino, elegantino per la sera, un po' lunghetto. Però qui dietro io di solito porto di maglietta una S, a volte anche XS, mentre di pantalone dipende, la M, la S, dipende un po', perché comunque anche sulla vita stretta ho fianchi più larghi. E assurdo, non mi saliva la zip, cioè io non lo so, veramente era un vestito per bambine, perché più stretta di così la vita per una donna, essendo abbigliamento per donna, cioè non lo so, è difficile da trovare, quindi non si sa queste misure come le fanno, cioè veramente bisogna essere così per farsi entrare quel vestito, come lo spazzolino. Quindi eliminato anche quello. E poi ho provato un altro vestito bellissimo, tutto floreale, ma era scucito. Qualcuno per infilarlo magari aveva il punto dei fianchi un pochino più largo rispetto al vestito e quindi l'ha strappato. E sinceramente lei mi fa la commessa: vabbè dai, se ti piace lo prendi, ci metti 2 punti. Però boh, cioè comprare un vestito nuovo, spendere i miei soldi per comprare un vestito rotto, per poi doverci rimettere mano, doverlo cucire, non è detto che poi, cioè, venga bene. No, ho detto no, assolutamente no. Quindi ho un vestitino, 2 pezzi, più che vestitino, che mi tengo di scorta. Se proprio non dovessi trovare nient'altro, metterò quello. Comunque, mi asciugo i capelli, faccio skincare e poi vado a registrare un video perché mi è arrivata la nuova collaborazione con Shein e non vedo l'ora ovviamente di registrare. Ragazzi, io sono pronta, mi ero preparata per registrare il video di Shein, ma alla fine esco subito. Questo trucco bellissimo, sto andando a provare i vestiti, quindi sarà un dramma perché devo stare super super attenta a non sporcare niente. Sarei dovuta uscire tra mezz'ora, ma alla fine sto uscendo adesso. Volevo fare la piastra, ma poi c'è sempre il discorso che mi si sporcano i capelli, quindi penso di lasciarli così, anche perché mi sono venuti, non lo so, super morbidi, non so perché, e mi sono resa conto che il fondotinta che ho utilizzato è un pochino troppo scuro rispetto al collo, quindi volevo andare a sfumare con il pennello un po' così. Questa magliettona che uso di solito per casa me la lascio e oggi la uso anche per uscire. Ho messo sotto un pantaloncino di jeans nero e sotto un paio di ciabattine e sono pronta per andare a provare i vestiti, sperando che il trucco duri abbastanza. Al massimo ripasso solo un po' di gloss dopo e poi registriamo il video di Shein. Adesso andiamo a vedere qualcosa per il battesimo, che mi doveva passare a prendere Marika tra un'oretta e invece ho fatto presto al lavoro e quindi andiamo subito. Ragazzi, ho appena provato un vestitino che mi piace un sacco, stranamente. Aspettate che giro questa parte qua, che almeno sto più comoda. Ve lo faccio vedere, non so se questo sarà il colore, però sinceramente il bluette da sera mi piace molto. Ovviamente questo con il tacco secondo me è molto semplice, magari da arricchire con degli accessori, con i capelli
legati. Adesso voglio andare a vedere se ci sono altri colori. Comunque è molto molto carino. Mi piace. È semplice, come piace a me. Semplice ma particolare. Ragazze, salto temporale, eccomi qua. In questo momento sto registrando con l'iPhone, quindi se non vedete magari che guardo sempre in direzione della videocamera è perché è diverso rispetto alla videocamera, ma in questo momento è scarica. Non so dov'è il caricatore, con il trasloco, un casino, quindi facciamo che vi parlo direttamente. Oddio, mi stava cascando, vi parlo direttamente con il telefono. Comunque stavo mettendo gli orecchini, ho deciso di mettere oggi questi. Ho deciso di mettere oggi, in realtà ragazze sto mettendo questi da giorni, questi della collaborazione, perché sono spettacolari, mi piacciono un sacco e non lo so, mi danno quel tocco in più a qualsiasi cosa. Infatti oggi ho scelto di mettere un vestitino molto semplice nero, questo l'avete già visto in altre occasioni, mi sembra di averlo messo per un compleanno di un amico di Matteo se non sbaglio. Allora, per il battesimo, come avrete potuto intuire da questo vlog, alla fine ho scelto quel vestito bluette perché era bellissimo ragazzi, era proprio quello che io cercavo. E da poco ho scoperto di essere una winter cool. Dovrei essere una winter cool. Quindi questi colori comunque freddi mi stanno bene. Per me è stata una notizia sconvolgente, perché io ho sempre pensato di stare meglio con i colori caldi, invece a quanto pare mi stanno bene i colori freddi. Quindi se avete consigli, se avete dei pareri a riguardo per quanto riguarda l'armocromia, fatemi sapere. Comunque il battesimo è andato benissimo. Era un ristorante su una collina immerso nel verde verso i castelli romani, così da stare tutti molto più comodi, anche perché abbiamo deciso di festeggiare ad agosto, che comunque faceva molto caldo, e quindi anche il viaggio volevo fosse molto breve per gli invitati. La cerimonia è stata super sbrigativa, devo essere onesta, non mi è piaciuta tantissimo, mi aspettavo qualcosina di meglio, cioè qualche cosa carina anche per quanto riguarda il bambino, poi c'era solo lui come festeggiato, diciamo, come battesimante. Non c'erano altri bambini, giustamente, ad agosto quanti bambini ci sono. Come anello vado a mettere questo con la pietra verde. Io ho capito che winter cool sta meglio con l'argento, ma non mi avrete mai, io sono per l'oro. Comunque questo qui è di Marlou, questo qua è di Vesica, il brand che avete visto prima, e questi sono i gioielli che ho scelto per oggi. La collana spettacolare, proprio bella. Mi faccio un po' più in qua perché voglio farvi vedere il mio outfit per il battesimo. Ho soltanto questa foto ragazze, perché l'ho talmente presa dalla festa, c'erano tutti i nostri amici e parenti più stretti, abbiamo voluto fare una cosa abbastanza ristretta, non abbiamo invitato tante persone perché volevamo veramente festeggiare e condividere il momento con le persone più strette. Comunque mi sa che vado a legare anche i capelli perché ho caldo. Abbiamo fatto una cena di pesce buonissima, infatti non vedo l'ora di tornare a quel ristorante anche per mangiare altro, ordinare altre cose. Vi giuro, mi è piaciuto tantissimo, sono stata un sacco soddisfatta, e secondo me quando una cerimonia funziona sul cibo la festa è riuscita, perché diciamo che è la cosa numero uno che rimane impressa alle persone. Devo anche aggiornare su casa, ma penso che farò un video a parte, quindi ragazzi non vedo l'ora di aggiornarvi sulla casa, veramente ho un sacco di cose da raccontarvi. In questo momento, come potete vedere, mi trovo nel mio nuovo studio. Finalmente ho uno studio tutto per me dove posso registrare, fare le mie cose. Non vi dico qua adesso che casino che c'è, perché ho di tutto e di più, mi sto ancora sistemando. C'è la cassettina qua con un po' di skincare. Qua ci sono dei pennelli che devo lavare, qua ci sono dei prodotti che devo provare, vabbè, non vi dico, c'è un casino, però io sono molto contenta perché piano piano ci stiamo sistemando. Tra l'altro questo weekend partiremo per le vacanze, non so dove devo guardare quando parlo con l'iPhone, vabbè guardo qua, ma dobbiamo partire per le vacanze, quindi in tutto ciò, oltre a doverci sistemare qui in casa, che comunque è una casa provvisoria, dobbiamo anche fare le valigie per partire, quindi mamma mia, vabbè. Io vi anticipo subito che per casa dobbiamo girare parecchio, quindi non vi perdete nulla, mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete iscritti e venitemi a seguire su TikTok perché sto pubblicando un sacco di mini video, mi preparo con voi, chiacchiere, vi aspetto. Se vi va supportatemi anche di là, almeno magari cerchiamo di allargare un po' la nostra community. Io vi mando un bacio e vi aspetto anche su Instagram, venitemi a seguire anche di là, ciao care!